Ciao, bentornati sul canale. Oggi ho pensato di fare un book haul, visto che è un po' che non ne faccio uno e come si può notare dalla pila di libri di fianco a me, ho parecchie nuove entrate tra Natale, sconti, usato e il mio compleanno e quindi partiamo subito e vi parlo di quello che appunto è nuovo nella mia libreria. Il primissimo è un libro che in realtà è pensato per ragazzi, bambini, ed è Io sono la mela di Beatrice Masini ed è appunto, come dal sottotitolo, una storia di Saffo. Questo l'ho visto sulla pagina Instagram di Sara Mustaccio, che vi consiglio di seguire perché ritornerà per un altro acquisto. Lei legge tantissimo, mi fido veramente ciecamente di quello che lei consiglia e questo appunto sì, è una storia pensata per un pubblico molto giovane, ma riguarda la figura di Saffo che io non ho mai approfondito e che mi interessa molto conoscere meglio. In più le illustrazioni sono bellissime, è proprio un bell'oggetto anche da tenere in mano e quindi sono molto molto curiosa. Passando a tutt'altro genere, abbiamo Verso la foce di Gianni Celati, che mi è stato regalato per Natale, e infatti poi è stato anche un po' strano quando è venuto a mancare perché lui lo conoscevo già come traduttore, però non avevo mai letto nulla dei suoi scritti in quanto intellettuale, diciamo. Questi sono dei reportage tutti incentrati sulla zona della pianura padana, ed essendo io di Ferrara, anche solamente sfogliandolo ho riconosciuto nomi che conosco e quindi mi interessava approfondire la figura di Celati anche da questo punto di vista e questo mi sembrava un buon punto di partenza. Però ovviamente se conoscete altri titoli che mi possano aiutare a conoscere meglio la sua il suo modo di vedere le cose, e tutto quanto, fatemi sapere perché appunto vado proprio così un po' alla cieca. Passando invece alla narrativa, e direi che per un bel po', di libri, siamo in ambito narrativo, un paio di libri che vengono da scrittrici, direi, sì, dell'area dei Balcani. Dell'ex Jugoslavia. Io da un paio di anni ho cominciato a studiare la lingua serbo-croata e studiandone appunto anche la lingua mi rendo conto di essere completamente ignorante per quanto riguarda non solo la letteratura di quella zona, ma anche di aspetti più geopolitici, sociali, culturali in genere. E quindi, visto che mi piace molto leggere, vorrei unire queste due cose per istruirmi, informarmi e imparare di più. Il primo dei due libri che vi mostro è 10 prugni ai fascisti di Elvira Muicic. Dovrebbe raccontare la storia di questa famiglia originaria della Bosnia, ma che vive in Italia, e la nonna lascia delle indicazioni per quando morirà e vorrà essere sepolta appunto nel suo paese natale, la Bosnia. Da quello che ho capito dovrebbe essere poi abbastanza divertente anche a punti, quindi sono molto curiosa di leggerlo. Sempre appunto per il filone Balcani, poi ho anche Giradischi di Tito di Miha Mazzini, che invece è ambientato in Slovenia, nel momento in cui vengono venduti e commercializzati anche i giradischi e i vinili, appunto in questa zona. E dovrebbe essere una storia di un adolescente, e quindi sono molto curiosa perché sembra divertente, ecco, è interessante, ci sono foto, e quindi mi sembra un modo divertente appunto di approcciarmi a qualcosa che non conosco molto bene e che vorrei approfondire. Passando ai libri in inglese, direi, ci sono stati degli sconti a inizio anno, o meglio, a cavallo fra fine anno e inizio anno, in una catena di librerie molto diffusa qua in Regno Unito, che è Waterstones, e facevano il 50% sui cartonati. Quindi ne ho approfittato e ho preso un paio di libri. Il primo è Misfits di Michaela Cole. Se conoscete la serie I May Destroy You, saprete chi è, perché appunto è la sua scrittrice e creatrice. E questo dovrebbe essere una sorta di manifesto che riprende un discorso che lei aveva fatto, mi sembra, in occasione di un festival, comunque insomma di un'occasione formale molto importante. I May Destroy You è stata una delle serie più belle
che abbia visto non solo nel 2020, mi sembra che sia uscita, ma in generale proprio della vita, è devastante, non ci sono altre parole per descriverle, ci sono tantissimi trigger warning, quindi se volete recuperarla vi suggerisco di andare prima a controllare e sono molto curiosa di vedere, di leggere questo suo personale manifesto perché è un tipo di persona che mi piace molto, che non si lascia, non si lascia traviare da quello che è un settore molto inflazionato come quello dell'intrattenimento, non si è fatta problemi a fare nomi e a denunciare cose, quindi sono sicura che questa sarà una lettura molto interessante. Il secondo titolo che ho preso con questi sconti è Assembly di Natasha Brown, che ha fatto molto rumore qua in Regno Unito, è un romanzo veramente molto breve. Ma dovrebbe raccontare la storia di questa ragazza nera che entra in un certo senso in un giro sociale molto prestigioso, quello di Oxford e Cambridge, ma ovviamente entra da outsider e quindi trovo molto interessante vedere come parlerà appunto di razza nel Regno Unito e di classe sociale, perché è una cosa ancora molto, molto sentita e ne hanno parlato tutti benissimo, fra tutti Bernardine Evaristo, che avevo amato con suo Ragazza Donna Altro, quindi sono molto curiosa. Mi avevo detto che Sara sarebbe tornata e infatti purtroppo ho perso la prima puntata del suo gruppo di lettura e il primo libro era appunto La montagna in festa di Alisa Ganeva. Vi consiglio di andare a vedere sul suo profilo le varie tappe di questo gruppo di lettura perché si concentra su, come si intitola, Fronti e Frontiere, quindi si concentra principalmente su paesi asiatici. E infatti questo libro è ambientato nel Daghestan. Non l'ho ancora letto perché appunto dicevo, ho perso la prima puntata diciamo del gruppo di lettura, ma sembra veramente molto interessante e dovrebbe parlare appunto di questo paese di cui sinceramente io non sapevo niente, non l'avevo neanche mai sentito nominare nella mia grandissima ignoranza. Però appunto vi rimando di nuovo al profilo di Sara perché aveva postato anche approfondimenti, articoli e cose che possono essere utili per chi si volesse approcciare a questo romanzo. Poi nel mio ultimo video, anzi, vi ho fatto vedere che sono andata un po' in giro per Londra e quando vado in certe zone ho le mie tappe fisse per le librerie, non solo quelle di catena a più grandi, ma soprattutto per quelle dell'usato. E ce ne sono, infatti, sono riuscita a trovare alcune chicche che sono molto curiosa di leggere. Il primo è Kitchen Essays di Agnes Jekyll. Come vedete, è dell'edizione di Persephone Books. Io quando vedo un libro di Persephone all'usato, tendenzialmente lo prendo perché sono bellissimi. E questo purtroppo non aveva il suo segnalibro abbinato, quindi è un po' un peccato, però comunque mi sembrava interessante, sempre per il filone scrittura sul cibo, sulla gastronomia, questo in linea con la politica, diciamo, di Persephone di pubblicare libri scritti da donne che sono stati un po' dimenticati. Questo appunto è una sorta di ricettario. L'autrice è morta nel 1937, quindi sarà interessante vedere le ricette consigliate per il secolo scorso. E niente, sono molto curiosa di leggerlo, penso che sarà interessante anche così come studio di costume in un certo senso. Poi ho trovato un romanzo che tenevo d'occhio veramente da tantissimo tempo e che è The Base Rock di E.V. Wild. È un po', insomma, si vede che è usato, però insomma, chi se ne frega. E dovrebbe essere una storia che ripercorre tre generazioni, una sì, nel Settecento, poi dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi ai giorni nostri. Quindi ci sono le vite di tre donne che vengono esplorate
e si vanno a vedere anche i punti in comune che le legano. Si parla di stregoneria, si parla di ovviamente per quanto riguarda la seconda donna, il dover ricostruire i metri in piedi una vita dopo la seconda guerra mondiale, e poi invece ai giorni nostri abbiamo una donna che si ritrova a dover rimettere a posto carte, documenti, tutto quello che riguardava la vita del padre che è appena morto. Quindi sono veramente molto curiosa, ne ho sentito parlare molto bene da Jane Campbell e mi fido molto di lei, quindi spero di leggerlo presto. Poi, sempre per il filone usato, ho trovato Lolly Willows di Sylvia Townsend Warner in questa edizione della New York Review of Books, dovrebbe essere. Sì, New York Review Books. Purtroppo ho fatto l'errore di staccare l'adesivo e quindi adesso ho rotto la colla appiccicosa. Questo dovrebbe parlare di una donna che fatica a convivere con quelle che sono le convenzioni sociali, le imposizioni anche della società in cui vive, ma dovrebbe poi andare a finire anche in una dimensione un po' più fantastica, da quello che ho capito. Qua, diciamo, cita Angela Carter e Janet Winterson come sue eredi, quindi presumo che appunto possa trovare dei paralleli fra tutte queste scrittrici, che sono scrittrici che mi piacciono. Ero molto curiosa, l'avevo già sentita nominare in vari video, adesso non mi ricordo esattamente di chi, e quindi quando l'ho vista all'usato l'ho presa subito. Poi, come vi avevo fatto vedere appunto nell'ultimo video, una delle mie librerie preferite, che è Waterstones in Gower Street, aveva questa vetrina bellissima tutta incentrata sull'Orlando di Virginia Woolf. Potevo forse lasciarlo lì, nonostante io abbia già questa traduzione in italiano? Ovviamente no, e quindi l'ho preso anche perché è un'edizione speciale e spiegavano che nel corso, insomma, dei prossimi mesi pubblicheranno tutte le sue opere in questa versione qua, e quindi, visto che non ho ancora letto Orlando e che questa copertina è bellissima, ho pensato, beh, perché no? Potrei farmi la collezione volendo. Poi, febbraio so che è Black History Month negli Stati Uniti, ma il Regno Unito è LGBT plus History Month, e nella Waterstones invece di Piccadilly c'era proprio tutta una sezione LGBTQ plus molto, molto carina, molto interessante, che racchiudeva libri sia di narrativa che di non fiction, libri illustrati, libri per bambini, di tutto e di più. E ho notato questo Pages for You, tra l'altro anche la commessa alla cassa si è fatta una foto al libro perché ha detto: "Ah, non l'avevo notato, molto interessante." Questo è un libro, credo, di una ventina di anni fa, e parla di questa ragazza che va all'università e semplicemente si innamora di un'altra donna, in sintesi, e questa dovrebbe essere una storia appunto sì, di questo innamoramento, ma anche di tutti i problemi che ne conseguono, perché la donna di cui si innamora, questa studentessa, è più vecchia di lei, se non erro, non mi ricordo se è una delle sue professoresse. Comunque, da quello che ho capito, è un romanzo che potremmo definire di quelli ambientati appunto in ambito accademico, ma che ha anche questo elemento queer, e quindi sono molto curiosa di leggerlo. Poi, ogni anno io leggo il mega articolo che esce su Literary Hub, dove i vari editor, insomma, chi gestisce il sito, parla dei libri che aspettano di più nell'anno a venire. E fra i mille mille titoli consigliati c'era anche una biografia di Sylvia Plath, che è stata definita da Lee Smith come la biografia definitiva. Insomma, mi incuriosisco, vedo che è stata finalista al Pulitzer, che è considerata appunto una delle, se non la migliore biografia, perché
veramente ha fatto affidamento a tantissime fonti, la scrittrice ci ha messo 8 anni per scriverla, insomma me la sono, l'ho preordinata ed è arrivato il giorno prima del mio compleanno e sto parlando di Red Comet di Heather Clark, che è veramente un mattone, come potete notare ho cominciato a leggerla e mi sto segnando veramente tantissime cose e sì, è esattamente quello che dicevano insomma le varie recensioni, cioè è molto dettagliata, ha più di 100 pagine di note, riferimenti bibliografici, ma secondo me la cosa più accattivante è che proprio si nota che la biografa cerca di essere il più oggettiva possibile, insomma, e soprattutto scrive talmente bene che appunto saranno 1.000 pagine, ma non mi sono annoiata ancora un momento, è proprio scritta in modo che ti fa venire voglia di andare avanti, ma al tempo stesso non ha elementi sensazionalistici o di gossip, o appunto non prende parti, cerca di essere il più obiettiva, sì, possibile. Una pila mi cadrà in faccia prima o poi. Poi, per il mio compleanno, uno dei regali che ho ricevuto, a parte l'intero Finnegan's Wake, che però non ho portato di qua perché sono tipo 4-5 volumi enormi, però è l'edizione Mondadori con il testo fronte, i cui ultimi volumi sono stati tradotti da Enrico Terrinoni e Fabio Pedone. Ma un altro libro che insomma esemplifica sempre il mio amore per Joyce, che posso farvi vedere, è Epifanie, che sono appunto illustrate e anche qui ci sono alcuni testi di Enrico Terrinoni, oltre che di Carlo Voglio e Vittorio Giacobini. Questo è proprio bello da vedere, appunto è illustrato, è questo insieme di racconti che prendono vita anche grazie a queste illustrazioni e sono curiosissima di leggerlo e di vedere anche l'apparato, insomma, più critico di questi vari scrittori. E sapete che Terrinoni è un po' il mio punto di riferimento in generale per Joyce, quindi sono veramente contenta di averlo. E infine un altro preordine che ho fatto appena ho scoperto che sarebbe uscito un suo nuovo libro è quello di Pure Color di Sheila Hattie. Anni fa avevo letto il suo Motherhood, che è stato tradotto per Sellerio, mi sembra, con il titolo Maternità, che mi era piaciuto tantissimo. Adesso lei ha anche recentemente pubblicato un progetto in forma di newsletter per il New York Times. Purtroppo bisogna per forza iscriversi, quindi sì, avrei preferito che fosse gratuito, ma vabbè. E Pure Color, appunto, è la sua ultima uscita. Non ho voluto leggere troppo della trama perché, per il modo in cui scrive Sheila Hattie, mi piace molto buttarmici dentro a capofitto e farmi semplicemente trasportare dalla sua scrittura, che mi piace tantissimo. Ho visto già però chi l'aveva letto in anticipo o chi l'ha già letto parlarne in termini entusiastici, quindi sono molto curiosa di leggerlo e spero di farlo presto e di parlarvene. Bene, direi che sono sopravvissuta, la pila non mi è caduta addosso. Fatemi sapere se avete letto alcuni di questi libri o in generale cosa state leggendo, se avete piani di lettura per il 2022. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!